Fedez e Chiara Ferragni, da quando è esploso il caso Balocco, si sono chiusi dietro un assordante silenzio stampa e hanno messo in pausa i loro social. Né una storia, né un post, né un like. Da giorni vivono come se la connessione internet gli fosse saltata. A far luce su un aneddoto di questa storia è stata Guia Soncini sull'inchiesta, che ha parlato pure del principale esponente nello schieramento di lei. Secondo le ultime voci, Fedez sarebbe stato all'oscuro dei guadagni della moglie derivati dalla collaborazione con Balocco fino alla multa dell'antitrust. Il malumore sarebbe nato per colpa dell'antitrust, giacché pare sia dalla loro decisione che il marito della Ferragni ha preso le cifre dell'affare Pandoro, ignaro fino a quel momento che la moglie avesse incassato 1 milione a fronte di una donazione fatta da Balocco di 50.000 micragnosi euro. Dicono che sia stato il marito a costringere, o almeno convincere, la Ferragni a fare una donazione finalmente munifica e ad assumere un consulente che le facesse fare il discorso contrito. Dicono che a mediare i malumori coniugali sia il padre del marito.